Le sue accuse lanciate dai network televisivi americani, storica una sua apparizione sulla NBC, l'hanno resa il nemico numero uno dei testimoni di Geova. Barbara Henderson, dopo oltre 40 anni di permanenza tra le loro fila, anche ai vertici, nella sede centrale di Brooklyn, gira il mondo per spiegare i pericoli insiti nell'organizzazione. Ha raccontato drammatiche verità rimaste a lungo nascoste, come i casi di pedofilia coperti dalla stessa organizzazione. Ieri sera era ospite del Gris diocesano nel teatro di San Girolamo. Gli insegnamenti dei testimoni di Geova, il modo in cui interpretano le sacre scritture, è tale che toglie all'individuo la capacità di decidere con la propria testa, di essere critico nei confronti di ciò che sta ascoltando. Si viene catturati in una sorta di mondo a parte che toglie la libertà. Per anni la stessa Henderson è rimasta vittima di questo mondo parallelo e solo le scoperte fatte l'hanno convinta a lasciare la setta nel 1998, seguita alcuni anni dopo anche dal marito. Rimane nei testimoni di Geova il figlio, che non vede da 7 anni. I testimoni di Geova pensano che i giovani siano il loro futuro, utilizzano tutta la loro energia nella predicazione, perché poi quando si è sposati non si ha lo stesso tempo. La maggior parte dei ragazzi sono arruolati in questo servizio continuo porta a porta, invece di studiare, andare all'università, fanno questo. Tanto dicono: cosa serve studiare? Il mondo sta per finire, è inutile perdere il tempo dei nostri figli nello studio. Profession to succeed in a dying world.